Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a girare il video sul mio lavoro. Ve lo avevo annunciato già un po' di tempo fa, poi per un motivo o per l'altro non riuscivo mai a fare questo video. C'era sempre qualcosa che volevo mettere prima. Però oggi mi sono decisa e vi parlerò del mio lavoro. Non tanto perché sia così tanto particolare da doverci fare un video sopra, ma perché io lavoro da casa e quindi volevo un po' raccontarvi come ci sono arrivata, come si svolge il lavoro da casa e soprattutto quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un lavoro da casa, perché non sono tutti vantaggi. Innanzitutto, vi dico subito che non farò il nome dell'azienda per questioni di privacy, soprattutto privacy dell'azienda. E diciamo che non mi soffermerò troppo sulle mansioni che svolgo perché non è che siano poi così interessanti, ma mi soffermerò più che altro sulla mia personale esperienza e su cosa significa per me lavorare da casa. Detto molto in breve, io lavoro per un'azienda che si trova negli Stati Uniti e che si occupa di campagne di marketing e di servizi vari, soprattutto di assistenza clienti. Io svolgo un'attività che principalmente è di segreteria, quindi mi occupo di rispondere alle mail dei clienti, di inserire i dati del cliente, di fare la fatturazione quando fanno qualche acquisto, mi occupo magari di gestire un po' le campagne di marketing, ma sempre a livello di segreteria, quindi non devo vendere niente, non devo fare marketing direttamente, ma gestire magari la campagna perché prendo, contatti con i vari clienti, con le varie aziende che comunque sono interessate a quel tipo di servizi. Quindi diciamo che è proprio un lavoro di segreteria in senso assoluto. Però è un lavoro abbastanza ripetitivo, nel senso che io più o meno faccio sempre le stesse cose, rispondo alle mail, contatto i clienti, inserisco i dati dei clienti, faccio qualche documento, però è un lavoro abbastanza monotono e ripetitivo. Questo lo sottolineo perché io molto spesso ho detto non sono così tanto soddisfatta del mio lavoro, non ne sono così entusiasta, perché comunque è un lavoro, insomma, semplice, sicuramente non faticoso, però ripetitivo. E io non ho un cervello che è programmato per fare cose troppo ripetitive, perché io ho una mente abbastanza creativa, quindi quando mi mettete a fare una cosa che è sempre uguale, io dopo un po' mi annoio e desidero poi cambiare attività. E questo è anche un po' il motivo per cui nel lavoro spesso non sono stata troppo costante, però comunque questa volta dovrò essere costante per forza perché il lavoro non si trova sugli alberi e quindi ho trovato questo, mi è capitato questo e mi tengo questo, anche perché sono stufa sinceramente di cercare sempre lavoro per tutta la vita e quindi l'ho trovato, insomma, me lo tengo e me lo faccio andare bene. Se poi la vita mi porterà verso altre strade, lo valuterò, però per il momento penso che resterò dove sono. Le mansioni quindi più o meno sono queste e non mi ci soffermerei troppo, ma come ci sono arrivata a lavorare per un'azienda degli Stati Uniti ve lo voglio raccontare. Dunque, io cercavo un lavoro nella mia città, quindi utilizzavo i classici e tradizionali canali di ricerca di lavoro. Mandavo curriculum, rispondevo a qualche annuncio, prendevo contatti, facevo colloqui, insomma, le classiche cose che si fanno quando si cerca lavoro. Solo che purtroppo nella mia città, per una persona che ha le competenze che ho io, che ha la mia età, non c'era molto, quindi io non ho avuto tutte queste proposte lavorative nella mia città. Quando le ho avute, si è trattato comunque di lavori veramente sottopagati e quindi non me la sono sentita di essere sfruttata e quindi insomma ero sempre alla ricerca di un lavoro. Poi, siccome nella mia città non trovavo niente, ho pensato, ma perché non cercarlo fuori città? Però ovviamente c'erano dei paletti, perché io non sono comunque disposta a trasferirmi in un'altra città, perché il mio compagno lavora qui, perché io comunque ci tengo alla nostra relazione, alla nostra stabilità, al nostro equilibrio e quindi non volevo andarmene in un'altra città. Perché comunque questo poi avrebbe avuto delle influenze sulla mia vita familiare e relazionale, perché è ovvio che se io me ne vado in un'altra città, poi ci sono anche delle conseguenze sulla relazione, questo è inevitabile, io questo non lo volevo. Quindi mi è venuta l'idea di cercare un lavoro fuori dalla mia città, ma che si potesse svolgere da casa, in modo da non dovermi trasferire. Quindi ho cominciato a cercare su tutti i portali di annunci di lavoro
un'attività che consentisse il lavoro da remoto, quindi da casa, chiamato anche telelavoro, perché il contratto di lavoro da casa si chiama anche telelavoro. Quindi io sono andata su questi siti, ho messo offerte telelavoro e mi guardavo tutte le cose che venivano fuori che riguardavano il lavoro da poter svolgere a casa. Ovviamente sono anche inciampata in parecchi annunci truffa, perché quando si tratta di lavorare da casa, molto spesso ci sono degli annunci che sono un po' delle truffe. Quindi magari attività sottopagate proprio a livelli stratosferici, oppure delle attività che non sono tanto chiare, quindi non si capisce bene quello che dovete fare, oppure ci sono le classiche offerte di lavoro indipendente, quello che va più in assoluto è il network marketing. Sembra che tutti vogliano fare questo network marketing e che tutti lo offrano. E quando ve lo offrono sembra che sia anche facilissimo fare un sacco di soldi. Io in realtà non sono tanto portata per quel tipo di attività, quindi pur avendoci provato un pochino, perché ci ho anche provato, però non fa proprio per me, quindi ho accantonato tutto quel tipo di richieste e ho cercato un lavoro tradizionale. Quindi, dopo le mie varie ricerche, dopo essermi inciampata, come dicevo prima, in tutte queste truffe, ho finalmente trovato un'azienda seria, che offre un lavoro appunto serio, pagato, retribuito. Ho fatto un regolare colloquio di lavoro, quindi io ho risposto, ho mandato il curriculum e ho fatto un colloquio di lavoro molto tradizionale, se non per il fatto che non l'ho fatto di persona perché sarei dovuta andare negli Stati Uniti, ma l'ho fatto tramite Skype, quindi ho fatto proprio un colloquio su Skype. E ovviamente non è che sono stata proprio assunta immediatamente, hanno fatto delle valutazioni, quindi ho fatto proprio una selezione lavorativa vera e propria, quindi non è stato comunque facilissimo entrare in questa azienda. Io ho fatto il colloquio con una persona che si occupa della parte italiana, quindi io non lavoro in inglese, non ho fatto il colloquio in inglese, anche perché non sono in grado, perché l'inglese non lo so. Però per fortuna questa azienda, pur essendo americana, ha un sacco di lavori e un sacco di clienti da gestire anche sull'Italia, perché comunque è un'azienda molto grande. E quindi per fortuna mia c'era anche tutta una parte che riguardava l'Italia. Infatti stavano cercando personale in Italia proprio per gestire questa parte qua. Quindi ho fatto il colloquio con la persona appunto responsabile, mi ha selezionata, mi ha fatto delle domande, ha voluto vedere il curriculum, ovviamente, poi è passato qualche giorno, poi sono stata ricontattata e mi hanno detto appunto che ero stata selezionata e quindi avrei potuto fare un periodo di prova. Ho fatto questo periodo di prova e poi sono passata come diciamo dipendente con un contratto a tempo indeterminato, quindi io sono a tempo indeterminato. Cosa che al giorno d'oggi non è assolutamente né semplice né scontata da ottenere. E quindi, insomma, è una cosa veramente positiva questa. Però ci sono dei però, ovviamente, io lavoro per un'azienda degli Stati Uniti. Quindi non sono pagata in euro, sono pagata in dollari e il contratto a tempo indeterminato è un contratto americano, quindi con le regole che ci sono in America. Quindi, detta proprio molto semplicemente, gli americani non fanno troppe storie per licenziarti se hai fatto qualcosa che a loro non va bene. Quindi io potrei anche essere licenziata senza tanti problemi. Insomma, invece in Italia, quando si è a tempo indeterminato, ovviamente si sa che non è proprio così semplice venire licenziati, soprattutto se l'azienda è grande. Sì, ci sono stati dei casi di licenziamenti anche ad esempio nel pubblico impiego, però sappiamo bene tutti quanti che è molto più difficile. Invece in America è molto più facile, quindi io devo stare attenta a non fare casini, devo lavorare bene e devo cercare insomma di non farmi licenziare, però ovviamente non è che io abbia il fiato sul collo tutti i momenti e tutti i momenti mi dicano che mi licenziano, in realtà no, assolutamente non funziona così, però io so comunque che rispetto a un contratto italiano qualche rischio in più in questo senso ce l'ho. Però insomma, è una cosa che io ho accettato, per me è assolutamente accettabile, anche perché in Italia il lavoro non l'ho trovato, contratti a tempo indeterminato penso che siano una cosa utopistica, quindi in ogni caso sarei stata comunque a rischio di non avere un lavoro continuativo.
avrei rischiato magari di fare 1.000 lavori, di avere contratti di 3 mesi in 3 mesi per chissà quanti anni. Quindi quando mi hanno offerto questo, visto che era tempo indeterminato, ho pensato, anche se non è una mansione che mi fa impazzire dalla gioia, comunque, insomma, questo è quel che passa in co il convento e ho accettato questo. Volevo parlarvi però anche un pochino dei vantaggi e degli svantaggi del lavorare da casa, perché anche se all'inizio sembra una cosa super figa ed eccezionale, in realtà ci sono anche degli svantaggi. Partiamo dagli svantaggi e poi vi dico tutti i vantaggi. Gli svantaggi sono che voi, stando a casa, siete sempre da soli, quindi non avete assolutamente interazione con i colleghi. Io ho un gruppo di colleghi italiani con cui ci sentiamo, abbiamo fatto un gruppo su Telegram, quindi comunque ci sentiamo ogni tanto lì, magari facciamo anche qualche battuta, però in realtà è molto diverso avere dei colleghi fisicamente con cui poter parlare, con cui magari prendersi il caffè e avere qualcuno su Telegram con cui scambiare magari qualche messaggio ogni tanto. Quindi è un po' la solitudine lo svantaggio, perché voi lavorate a casa da soli e non avete la possibilità di scambiare due discorsi, quindi siete completamente immersi nella mansione lavorativa. Inoltre, l'altro svantaggio è che, essendo a casa, luogo di lavoro, voi non avete un distacco netto tra luogo di lavoro e abitazione. Quindi sembra di essere sempre un po' sul luogo di lavoro alla fine. Per quello che riguarda l'orario, devo dire che è stato un po' difficile all'inizio trovare quello che mi era più congeniale, perché io ho un orario comunque flessibile. Io devo garantire all'azienda di fare un determinato numero di ore alla fine della giornata. Però posso scegliere io se farle al mattino, al pomeriggio, se spezzarle tra mattina e pomeriggio. E quindi, insomma, questo che all'inizio mi sembrava un grande vantaggio si è rivelato un po' uno svantaggio, perché non riuscivo a essere costante, a trovare un orario che fosse quello e portare avanti quello, perché anche col fatto di essere a casa, come vi dicevo prima, magari avevo una cosa da fare, quindi interrompevo, facevo queste cose, e quindi mi sono ritrovata soprattutto all'inizio a essere stanchissima, perché lavoravo male e non riuscivo a gestirmi appunto gli orari in questo senso. Poi mi sono un po' abituata, ho cercato di essere un po' più costante, ho trovato il mio orario congeniale e quindi, insomma, adesso le cose vanno molto meglio da questo punto di vista, però la gestione dell'orario può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, quindi insomma ci sono sempre i due lati della medaglia nelle cose. Passiamo ai vantaggi. I vantaggi principali, per quello che mi riguarda, sono soprattutto il fatto che voi, se lavorate da casa, non avete spese di trasporto, non avete spese per mangiare, perché comunque mangiate a casa, ma avreste mangiato a casa anche da disoccupati. Invece, se lavorate fuori, siete costretti a mangiare fuori, a meno che non lavoriate veramente vicinissimi a casa, perché dovete comunque nella pausa pranzo mangiare qualcosa, e per poco che andate a spendere sono sempre quei 5, 6 euro, 8 euro, insomma. Difficilmente si riesce a spendere meno, e quindi avete la spesa per mangiare fuori, avete la spesa per muovervi, perché magari dovete prendere l'autobus, dovete prendere la macchina, quindi comunque quelle sono delle spese in più. E io invece quelle non ce l'ho, perché tutto quello che guadagno è mio, perché il mio posto di lavoro è la mia abitazione, quindi io non devo comprare il biglietto dell'autobus, non mi devo stressare sui mezzi pubblici. Non devo magari stare alla fermata dell'autobus sotto la pioggia ad aspettare un autobus che non arriva, cose che in passato facevo e me le ricordo come una cosa che non mi piaceva per niente. Quindi tutti questi ovviamente sono dei grandissimi vantaggi. Un altro grandissimo vantaggio che avete quando lavorate da casa è il fatto che non dovete per forza agghindarvi, essere sempre impeccabili, ben vestiti, magari con le cose abbastanza nuove. Cioè, io posso stare comunque vestita tranquillamente da casa e lavorare così. Non mi devo per forza truccare, fare la piega. Ora, queste cose non le dovete fare per forza neanche se lavorate fuori, però per come sono fatta io, che mi piace comunque essere in ordine, io se andassi a lavorare in un ufficio ovviamente ci andrei in ordine, quindi truccata, con i capelli in piega, non ci andrei così a caso perché non è proprio il mio carattere, non è nella mia personalità. Invece a casa mi posso permettere anche di lavorare stando vestita da casa, o comunque anche se non mi trucco non è un problema, e questo mi fa guadagnare tempo ovviamente.
E poi l'altra cosa veramente positiva del lavorare da casa è che potete scegliervi la postazione. Questo sembra banale, ma in realtà non è così banale, perché se siete in un ufficio, voi avete comunque una scrivania, avete una sedia, una poltrona, quello che è, però quella è. Invece da casa io posso lavorare sul divano, posso lavorare anche sul letto, perché magari voglio stendere le gambe, quindi mi metto sul letto, posso mettere la musica di sottofondo mentre lavoro, a meno che non debba fare delle telefonate ai clienti, ovviamente, però se devo fare delle cose solo ed esclusivamente scritte, perché sono mail, documenti, cose del genere, io posso anche ascoltarmi la musica mentre lavoro e nessuno mi dice niente. Quindi, insomma, questi sono dei grandissimi vantaggi. E lavorando da casa, anche se avete delle regole da rispettare, non avete il capo che vi sta col fiato sul collo e che controlla tutti i momenti quello che fate. Quindi questo può essere anche un altro vantaggio perché vi fa sentire più rilassati nello svolgere il vostro lavoro. Quindi questa è la mia esperienza, questi sono i vantaggi e gli svantaggi secondo me, ovviamente, perché io non credo di poter parlare di vantaggi e svantaggi universali che siano uguali per tutti. Io parlo di quello che per me è un vantaggio, uno svantaggio, quella che è comunque la mia personale esperienza. Però, insomma, riguardo al lavoro da casa, io lo vedo abbastanza positivo, ma comunque ci sono anche degli svantaggi da non sottovalutare. Poi ovviamente a tutto si fa l'abitudine, anche a questo, però insomma questa è la mia esperienza. Non vi posso dire di essere completamente felice e soddisfatta, ma soprattutto perché la mansione che svolgo per quella che è la mia struttura mentale è troppo ripetitiva, è veramente troppo ripetitiva, quindi io dopo un po' mi stanco tantissimo perché quando voi fate un lavoro ripetitivo e non siete predisposti, vi stancate, è inutile che ce la raccontiamo, vi stancate facilmente, quindi io spesso sono mentalmente stanca proprio per questa ragione. Però, insomma, come vi dicevo prima, questo è quello che passa al convento, quindi non mi resta che farmelo andare bene, cercare di trovare fuori dal lavoro più svaghi possibile, più cose creative possibili per poter appunto evadere un po' con la mente. Bene ragazzi, io non so quanto sia venuto lungo questo video, probabilmente è venuto lunghissimo, però io volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Fatemi sapere nei commenti se avete delle esperienze di lavoro da casa e se vi va, magari fatemi sapere anche che lavoro svolgete voi, che sono sempre cose che un po' incuriosiscono, ovviamente senza obblighi, se ve la sentite me lo dite, altrimenti no e non c'è nessun problema. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.